nella sua costruzione teorica, penso che Cali riteneva, e ha ragione, che il processo di accumulazione delle imprese non potesse prescindere dalla creazione di un mercato dei capitali come una condizione necessaria per lo sviluppo economico. Bethlen diceva anche che in sé questa condizione non era sufficiente, perché all'esistenza del mercato doveva accompagnarsi anche l'efficienza del funzionamento di questo mercato, e individuava due elementi fondamentali perché questo mercato fosse efficiente: la fiducia e la stabilità monetaria. L'importanza di questi fattori nella sua costruzione teorica è testimoniata da un passaggio che vorrei riprendere, di un intervento tenuto all'Assemblea ABI appunto nel dicembre 62, nel quale sosteneva: quanto più si riducono i margini dell'autofinanziamento, tanto più cresce l'importanza del mercato dei capitali. Quanto più cresce l'importanza del mercato dei capitali, tanto più occorre conservare la fiducia in quanti attraverso di esso dovranno convogliare risparmio agli investimenti produttivi. Poiché quote crescenti di risparmio dovranno essere convogliate passando per la sottoscrizione di obbligazioni, diviene più imperativa una politica di stabilità monetaria. Senza di essa, meccanismi di mercato e di controllo, pur altamente efficienti, non potrebbero produrre alcun effetto. Oggi abbiamo la stabilità monetaria, anche se interpretata in modo forse troppo rigoroso, perché c'è il tentativo di portare l'inflazione al famoso vicino al 2%, e ancora dopo anni non siamo arrivati a quel punto, ma certamente non abbiamo un problema della fiducia, anche perché il problema della fiducia non è un problema che si risolve, è un problema che si ripresenta continuamente e quindi non è mai risolto, e quindi lo sperimentiamo anche fortemente in Italia in questo periodo.